giro di pista a piedi a Varano dei Melegari 20 maggio 2011. 2011, l'ingegnere conferma anche se è sbronzo. Come non è vero, è roba sua. È bastardo. Là in fondo c'è il team manager che dove c'è? Non c'è. Eccolo là. Sempre al questo telefono. Era un segreto, ma l'Inge non sa tenere i segreti. Andiamo a vedere dov'è il punto di corda, Inge. Dai. Questa qui è la seconda S? Sì. È la seconda S. È la seconda S. Conferma l'Inge che è la seconda S. Sì. Là ci sono quelli del campionato italiano drifting, sì, che fanno quelle nuvole là ignoranti. Bravo. Tanto odore di bruciato. Esatto, ma è uno spettacolo, sono bravissimo. Bisogna vedere se ne vale la pena. Questa è la domanda del secolo. Inge, cosa ne pensi? Ne vale la pena? È una bella domanda. Una bella domanda. C'è il sole, è tutto verde. Si schiatta di caldo. Si schiatta di caldo, ma l'Inge schiatta di caldo anche a gennaio. Ovvio. Dov'è che vai? Fa dei cenni incomprensibili, sì, infatti, che solo lui capisce. È come quando in macchina ti fa così. Che cazzo vuol dire? Che cazzo vuol dire? La seconda domanda del secolo. Ci riaggiorniamo. Dai, gomme di destra. Ecco. E poi qua così, da qua, no, poi do il gas, mollo, che io poi dopo lo pelo il pedale del freno, che la macchina si affonda davanti, gli do la direzione. Sì. Ok, do la direzione, tum, così do gas e esco che sono un proiettile. Mettimi le ruote di destra. Le ruote. Quindi di già destra. Qua la macchina l'hai fatta girare. Le ruote di destra la mettiamo qua. Ma qua sono già abbastanza stretto, sono già con queste davanti. Quindi lì o qua? Cazzo. Qua così. Qua. Dopo dipende, no? Sai, qua, dopo, cazzo, non so. Anche perché se facesse tutti i giri, calcolando in 20 bravo, centimetri bravo, di tolleranza. Ma io pensavo fosse un fuoriclasse Stefano Turchetti. È un fenomeno, ma non fuoriclasse. Occio, ripeti, per la fenomeno, ma non fuoriclasse. Hai sentito quella merda lì che ti porti dietro? E qua dove vai a finire, tesoro? No, mattone. Mattone, ok. Però lo prendi prima del mattone? Lo prendo sul mattone dritto, mi sa che molte volte vado sul tombino lì. Quindi lo prendi prima. Oh. Sì. Amore, per andare sul tombino la gomma la devi far passare qua. Ma guarda la direzione. Quindi la prendi qua. Cioè il tombino lo sfiori. E qua? Il tombino. Cazzo, il primo mi è capitato che sono andato di là. Ok, e dove scendi? E dove scendi là? Quelle grattate mi qua sul. E dove scendi là? Là dove c'è la terra? Sì, per favore. No, sul verde, sul bianco. Sì, ok. Però lì a pelo. Sì, sì. Okay. Perché vedi qua, no? Qua così quando si guida cominci ad andare sul bianco, no? Cioè sul rosso e bianco. È difficile dialogare con questo. Difficile dialogare con me. Penso un po' com'è difficile con lui. Ma stai registrando? Certo. Va bene, puoi fare un saluto al tuo pubblico? Inge, vuoi fare un saluto al pubblico? Ciao. Ciao. Un saluto al pubblico. Ma io c'ero su come un animale qua. Sul secondo no, però. Sul secondo? Ma io sul secondo rimango tra noi due. Ma io lo prendo. Rimane tra noi due, anzi noi tre, e 100 milioni di fan. Vai, gomma di destra, dove ce l'hai? Qua. Non vedi, guarda. È una macchina zoppa. Macchina zoppa. Ha fatto la battuta. Ok, gomma di sinistra. Adesso qua mi sa che siamo un po' in mezzo alle balle. Devi pizzicare il corpo, Lupietti, non uscite. Vai, fammi vedere cosa vuol dire pizzicare nel tuo concetto di pizzicare. Perché l'Inge ha dei concetti di pizzicare molto molto preoccupanti. Aia. Così, no? Qua. No,
vedi. Ok. Intanto è così semplice quella curva qua. Ripeti? Non è mica così semplice. Semplicissima. Esprimi il concetto di pelo in poche parole. Pelo, quando... E lì, cazzo, vado là. Hai presente il cartello da Pirelli? Buono. Là. Credevo verso l'Alfa Romeo. Esprimi il concetto di pelo in due parole, Inge. Pelo. Un zinzinello. No, il... Figa, va là. Ma perché così la vedi al contrario. Quarta piena, quella curva lì. A quanti chilometri l'ora si farà? 150? Voltiamo. Più o meno 150. 150, quella roba là. Vabbè. E qua si va per forza sul porfido. Dove vuoi andare a finire? Se ti va bene. Se ti va bene. No, il concetto di pelo in due parole. Ah sì, sono uscito io prima una volta. Ripeto. Sì, sai che grattata che c'ho là? Dai, ve la pianto questa cosa. È vero che è imbarazzante. Sì, è imbarazzante. Rompi coglioni questo. Rompi coglioni. E poi ti ripete, cosa? Sì. Sì? Dai, non fare il timido. Abbiamo gli ingegneri timidi. Ti rendi conto? Ma sono così figo? Sei veramente, veramente figo, c'è una roba impressionante. Peccato per qua, Beh, ma però... quello potevi anche non sottolinearlo. Non si vede. È dal basso, t'ho inquadrato apposta. Beh, sei un grande. Cazzo, Zan mi è diventato rosso. Frequentare l'Inge. Guarda sul coppino, minchia, ma quanto sole preso? Ma se lo schivo sempre. Quindi c'è il coppino Bordeaux. Davvero? Io. Perché infatti mi ha detto che gli mancava poco e lo finiva. Chi è? Chi è? Perché? Buonasera. Buonasera. Sì. Buonasera. Lo finiva cosa? No, all'università, stiamo parlando di... Chi è che finiva l'università? Lui? No, io l'ho finita, dai, fai il bravo. Ho pagato gli ultimi 25 esami. Ok, diretta mondiale, la missione in colpa. Sì, sì, sì. Vabbè, insomma, andiamo a vedere sto ferro di cavallo. Figa, se lo sa Danilo ci incula. Ho deciso, andiamo dai. Quanto dov'è che... Dopo vi do la paga, però non vi dovete cazzare. La paga? Ti distruggo, ti... È forte lui, sul kart? Non ne so, non ho mai provato. Ah, boh. Figa, guarda che... provare tutto nella vita, ma il kart, mai provato. Ancora? Cosa? Non ti posso mica inquadrare, poi dopo certi segreti vengono fuori. Cazzo, ci ha messo i birilli. Figa, ma che è esse che ci ha messo qua per il kart? Allora, fai vedere. Tac, si viene di qua. Ta, 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 sei morto, ho già imparato la traiettoria. E questo qua, vedi, tu devi andare lì, di là. Oh, Inge, tu devi venire, eh. Una già imparato la traiettoria, l'altro chiede dove è la pista. Perché è scritta là dentro. Oh, la X. Sai chi è la X? Vieni. No, dove vai? Vieni. Allora, cosa? Allora, la colonna sonora. Vabbè, comunque questa non mi interessa perché sono la faccio meglio di te. Piantala. Qua devi proprio sfiorarlo il giallo. Sì. Perché se stai lì è un casino, ti porta fuori. Tipo qua, vai? Sì, sì, qua ci passi proprio vicino, sopra qua. Qua. Sì, sì, sì. Qua gli passi dopo, qua. Sì, sì, becchi al massimo con la posteriore, ma non con l'anteriore. Qua ci metti l'anteriore. Sì. Va bene. E ti manda lì a dove c'è l'ultima gomma rossa. Esatto, per me. Ok. Oh, quello lì è il pezzerini, guarda. Quello è il pezzo. Andiamo subito a vedere, sì, è il danno che ho fatto oggi. Eccolo lì. Ero... qui e l'altro là in fondo. Eccolo qua, queste sono le gomme del pezzo. Tu non sei mai fatto il giro qui. Io qua mi sono girato una volta. Sì, ma è retromarcia così, Ero là, vedi che ho scavato, ma non partivo. Sì, più. Ma qua c'era il muro una volta. Là era il muro. Perché la X sì, però la pista arrivava fin là, Ah, ok. Io so che in uscita dell'X ho messo giù, sono girato.
cazzo, sai che oggi non ho provato mi sono incastrato qua, oh, va che il musetto qua. Senti, perché la vacca e le due ruote sono là in fondo, il musetto non è qua. No, no, quando mi hanno portato via con la gru. Non so che poi hanno fatto dei disastri, perché mi hanno tirato su. Vedi dove è andato. Grande pece. Ok, qua ci vai sul tappetino, sì? Sì. No, non ci vado io sul tappetino. Ah, io sempre. Vero? Sì. Tieni? Sì. Ma forte? Sì. Ma fino dove? Fino alla fine? No, qua. Ah, vai su in alto qua? Sì. Ma il gas giù o su? Tutto giù. Sì. Va dritta la macchina? Sì. E io non ci vado, perché? Non cazzo, so. Ho spiegato un trucchetto al trucchetto. No, trucchetto. Sono andato una volta, ma non mi piace, cioè, boh. Non ti piaceva? No. Perché? Cazzo, che bella fascetta. Zamba, che bella fascetta! Dai che dobbiamo andare in giro col kart, oh! Occhio che quella curva lì mi interessa un sacco, quella lì. Adesso. Non faccio spiegare. Me la devi